Ciao a tutti e bentornati nella rubrica Oggi vi parlo di. Oggi volevo parlarvi di un aspetto molto importante legato al dimagrimento e le dinamiche che si sviluppano soprattutto in estate legate ad esso. Infatti, quando leghiamo le due parole dimagrimento ed estate, viene fuori un po' di confusione e spesso si commettono alcuni errori. Oggi vi indico i tre principali errori che si commettono in estate quando si parla di dimagrimento. Il primo errore è pesarsi il giorno dopo una cena abbondante. Infatti in estate capita sempre più spesso di cenare fuori e il giorno dopo, magari salendo sulla bilancia, vediamo addirittura un paio di chili in più. Calma, non è successo nulla. È normalissimo che dopo un'abbondante cena il nostro corpo stia trattenendo liquidi e quindi il numero sulla bilancia potrebbe crescere. Ovviamente, andando avanti nel tempo, se questo diventa un'abitudine, sì, potresti cominciare ad ingrassare. Ma non sarà quella cena fuori a fare la differenza. E quindi il consiglio è di non preoccuparsi, ma di ritornare lentamente al regime senza fare cavolate, come quella che ti indico come secondo errore. Quando magari si vede il peso sulla bilancia salire così vertiginosamente in poco tempo, l'errore che si può fare è quello di digiunare o mangiare molto di meno. Questa non è una strategia compensatoria che funziona bene. Infatti, a lungo andare può creare ulteriore disequilibrio. La soluzione migliore è sempre quella di ritornare al regime, quindi di mangiare in maniera normale e controllata rispetto al proprio fabbisogno, senza fare cavolate. Il terzo errore è quello di provare addirittura a bilanciare gli extra delle cene o degli aperitivi fuori con ulteriore allenamento, magari di intensità ancora più elevata di quello che si faceva prima. Anche questa è una condizione di disequilibrio e anche qui come consiglio mi sento di dire andate con gli allenamenti che avete sempre fatto, ritornando nei vostri regolari regimi. Quindi come al solito la virtù sta nel mezzo. Quando sgarriamo l'importante è ritornare al regime sia alimentare sia nel nostro stile di vita con i nostri allenamenti senza esagerazione. Intanto vi aspetto alla prossima puntata. Ciao!